Bentrovati amici e amiche di Padre Pio TV. Per questa nuova puntata di Nella Fede della Chiesa ci troviamo a Catanzaro, all'interno del Pala Giovino, in occasione del nono convegno internazionale del Movimento Apostolico. È proprio qui a Catanzaro che è nato il Movimento Apostolico il 3 novembre del 1979 ad opera della sua ispiratrice e fondatrice, la signora Maria Marino, donna umile e ricca di fede, con il preciso carisma del ricordo del Vangelo al mondo che lo ha dimenticato e l'annuncio a quanti ancora non lo conoscono. E la tematica di questo convegno è molto attuale, tanto cara al Santo Padre Francesco e a tutta la Chiesa, i giovani, oggetto del prossimo Sinodo dei Vescovi. Allora, all'interno di questa puntata noi vedremo alcune immagini del nono convegno internazionale, ascolteremo e intervisteremo gli illustri relatori, tra i quali il Cardinale Lorenzo Baldisseri, segretario generale del Sinodo dei Vescovi, Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Bertolone, arcivescovo metropolita di Catanzaro Squillace, nonché presidente della Conferenza Episcopale Calabra, e poi il procuratore della Repubblica, il dottor Nicola Gratteri. Ma i protagonisti per eccellenza durante questa puntata saranno tantissimi giovani. Restate allora in nostra compagnia. Buona visione a tutti. Siamo con Antonio e Daniela, giovani aderenti al Movimento Apostolico. Allora Antonio, tra poco anche tu sul palco di questo nono convegno del Movimento. E quali sono le attese dei giovani di oggi? Le attese sono legate, diciamo, a quella che è la nostra missione. Noi come, in particolar modo come Movimento Apostolico, abbiamo una missione che ci viene data dalla Vergine Maria, quindi di annunciare il Vangelo. E l'attesa è quella che è legata a questa missione. Un'attesa di noi vogliamo farci sentire nel mondo, vogliamo esprimere questo nostro desiderio che ci viene dall'alto, e quindi ricordare anche in questo mondo che è pieno di difficoltà, ecco, un po' di speranza la vogliamo dare con la nostra missione, con la nostra vocazione. Daniela, a te, alla tua vita, anzi, cosa ha dato la spiritualità del Movimento Apostolico? A me il Movimento ha dato l'amore
di incontrare Cristo, un amore che non è fine a se stesso, ma un amore che è come uno specchio che si riflette non solo verso me stessa, ma si riflette verso tutto il mondo, verso ogni persona che incontro nella quotidianità. Un amore che va oltre l'amore come viene concepito generalmente da ciascuno di noi, no? Che viene circoscritto magari all'amore di un rapporto a due. In realtà l'amore di Cristo è un amore che abbraccia un rapporto a due, ma abbraccia anche le relazioni umane quotidiane. E mi ha dato anche un'altra cosa, la gioia di vivere, la gioia per la vita, la gioia di condividere, la gioia della comunione, sempre con gli altri. Siamo nella postazione di Nella Fede della Chiesa per Padre Pio TV all'interno del Pala Giovino di Catanzaro e ci ha raggiunto Don Francesco Brancaccio, moderatore del convegno e assistente ecclesiastico del Movimento Apostolico. La Chiesa ascolta e accompagna i giovani nel cambiamento d'epoca. Perché la scelta di questo tema? Ogni anno nei convegni nazionali del Movimento Apostolico si segue l'attualità viva della Chiesa. In questo momento ci stiamo preparando, la Chiesa si sta preparando al Sinodo dei Giovani, che è questo il tema voluto da Papa Francesco, e i giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Quindi noi ci inseriamo in questo cammino di riflessione, di approfondimento, soprattutto di vita della Chiesa. E tra l'altro il Cardinale Baldisseri, uno dei due relatori, è il segretario del Sinodo e quindi è colui che in prima persona si occupa anche della preparazione di questo tema. E da notare questa definizione, questo approccio che abbiamo dato al tema, è accompagnare i giovani nel cambiamento d'epoca. Quindi c'è la missione della Chiesa che è chiamata a dare ai giovani voce, al tempo stesso lasciarsi provocare, lasciarsi interpellare dalle attese dei giovani e guidarli, però accompagnarli, offrire loro un punto di riferimento credibile nel cambiamento d'epoca. Qua siamo certamente in un'epoca che perde forse di punti di riferimento e valori certi, al tempo stesso un'opportunità grande in cui ognuno può offrire il proprio contributo, e vogliamo vivere questo momento. Don Francesco, con quale consapevolezza il Movimento Apostolico riparte da questo suo nono convegno internazionale? E da una parte è la consapevolezza della nostra origine, e quindi della nostra fonte. Non si tratta di uno sguardo fisso al passato, la consapevolezza delle origini è la consapevolezza della missione a cui siamo chiamati oggi, è ricordare il Vangelo al mondo che lo ha dimenticato, ma il mondo nella sua attualità. Quindi guardiamo a questa chiamata e guardiamo alle prospettive che abbiamo davanti. Il mondo è sempre un mondo bisognoso di Vangelo, bisognoso di Cristo. Oggi più che mai bisognoso di vedere Cristo attraverso la Chiesa, attraverso il cristiano. Il Movimento Apostolico vuole assumersi a pieno titolo questa responsabilità, mostrare in modo credibile, ecco, in modo visibile, il volto attraente di Cristo in questa società. Allora, il convegno di oggi è un elemento in più, un aiuto grande e prezioso per rafforzarci in questo cammino che è il cammino ecclesiale. Thank you.
ecco, direttamente da Acerra, Nica e Luigia. Nica, cosa ha dato la spiritualità del movimento apostolico alla tua vita? Due parole l'ha cambiata. Ha cambiato proprio i miei pensieri, il mio modo di vivere la vita. Mi ha dato un senso alla mia esistenza, che prima non dico che facevo una vita, diciamo, di dissoluta, però diciamo ero più superficiale, una persona superficiale, non vedevo il Signore nelle cose che mi accadevano. Invece adesso è tutto diverso, vedo tutto con occhi nuovi. Davvero ho visto il Signore agire nella mia vita. E Luigia, invece, in che modo poi avete portato la realtà del movimento apostolico e in che modo avete operato nella vostra realtà ecclesiastica? Personalmente, diciamo, facendomi pane spezzato, dando quel poco che ho, che posso, e poi ovviamente ci pensa il Signore a moltiplicare, diciamo. Il nostro convegno alla Vergine Maria, Madre della Redenzione, Madre della Chiesa. A tutti voi, buona serata. Signore. Testimonianze di vita sacerdotale. Tau editrice. Chi è il sacerdote? La vocazione, la risposta, la santità sacerdotale. È il nuovo libro di Don Francesco Cristofaro. In tutte le librerie, oppure telefonando al seguente numero 075 898 0422 con la prefazione di Beatrice Fazzi. Il mio sì al Signore, 8 testimonianze di sacerdoti che mettono in risalto la bellezza di essere ministri del Vangelo nelle fatiche della quotidianità. In tutte le librerie, oppure telefonando al seguente numero 075 898 0422. Tau editrice. Siamo tornati nella nostra postazione TV nella fede della Chiesa all'interno di Palo Giovino per il 9° convegno internazionale del Movimento Apostolico e ci ha raggiunto il presidente del Movimento Apostolico, il dottor Cesare Rotundo. Presidente, il Movimento Apostolico è nato proprio qui a Catanzaro, come ho ricordato anche all'inizio puntata, e oggi i suoi rami sono estesi in tutta Italia e anche in diverse parti del mondo. Qual è il significato e l'importanza di ritrovare in un convegno? Sì, lei appena diceva, il Movimento Apostolico è nato qui a Catanzaro, ma oggi ha una diffusione un pochettino che abbraccia quasi tutto il mondo. E l'importanza di fare un convegno almeno una volta all'anno è anche per far sì che tutti gli aderenti del Movimento Apostolico possano ritrovarsi insieme per trattare insieme un argomento, ma soprattutto per insieme trattare cioè le esortazioni che il Papa di volta in volta fa. Quindi trattare questi argomenti con delle personalità importanti della Chiesa, come il caso di questa sera. Avremo Sua Eminenza il Cardinal Baldisseri e avremo anche la possibilità di ascoltare il parere del Dottor Gratteri, e che riguarderà appunto un tema molto importante e un tema molto attuale, perché i giovani oggi devono raccogliere delle sfide alle quali spesso si trovano impreparate. Quindi trattare questi argomenti in un contesto religioso, in un contesto morale, è quanto di meglio si possa fare per far sì che le cose, almeno per il nostro piccolo, possano migliorare. Presidente, le chiedo allora un augurio al Movimento Apostolico Tutto e alla Chiesa.
Sì, senz'altro, lo faccio ben volentieri, è un augurio che faccio alla Chiesa perché possa continuare nel mondo la sua opera di evangelizzazione e dal Movimento Apostolico perché in grembo alla Chiesa, con la Chiesa e per la Chiesa possa lavorare in perfetta armonia per la diffusione della parola di Dio. In fondo è questo il carisma che il Signore ha affidato al Movimento, quello di ricordare la parola di Gesù che il mondo ha dimenticato. Quindi il nostro compito è questo ed è in tal senso che io faccio gli auguri veramente di cuore perché possa ritrovare questa strada e continuare in questo percorso. Il convegno internazionale del Movimento Apostolico non può che avere degli ospiti internazionali, direttamente una delegazione dalla Svizzera. Allora, che cosa significa per voi essere qui? Per noi essere qui in questo momento e in questa occasione naturalmente significa tantissimo, cioè perché noi oltre ad essere nel mondo non apparteniamo al mondo ma apparteniamo appunto ad un movimento di fede, di amore, e quindi per noi è molto importante essere qui in questa occasione proprio per esprimere quello che è il nostro punto di vista, la nostra appunto gioia nell'essere qui. Grazie mille. Eminenza, la Chiesa ha deciso di interrogarsi su come accompagnare i giovani a riconoscere e ad accogliere la chiamata all'amore e alla vita in pienezza e anche di chiedere ai giovani stessi di aiutare la Chiesa a identificare le modalità oggi più efficaci per annunciare la buona notizia. Convegni come questo del Movimento Apostolico, le Giornate Mondiali della Gioventù e altri incontri specifici fanno in modo di rallegrarsi perché ci sono tanti giovani che sono chiesa, che sono inseriti nella chiesa, ma dall'altra parte ci sono però anche tanti altri giovani che sono fuori dal recinto delle pecore e anche questi giovani la chiesa deve aiutare, deve incontrare, deve parlare. È una grande lotta questa, come fare? Un tema attualissimo dopo il tema della famiglia di cui il sinodo dei vescovi si è interessato per due assemblee che è concluso con una esortazione apostolica post-sinodale, Amoris Laetitia, la Chiesa desidera che ci interessiamo ora dei giovani. I giovani appartengono alla famiglia e quindi vediamo la continuità. Il tema che è stato scelto è molto significativo e comprende esattamente quello che potrebbe essere una risposta alla domanda. Infatti il tema ha questo titolo, i giovani, una virgola che è importante, fede, discernimento vocazionale. I giovani, tutti i giovani della terra, del mondo, non soltanto i nostri giovani che sono nella Chiesa, che sono attivi, anche quelli tiepidi, ma quelli che stanno anche lontani e fuori della Chiesa. Ecco perché guardiamo veramente lontano, vogliamo che la Chiesa si interessi del mondo intero e dei giovani che noi incontreremo. E voi, cari giovani, incontrerete, perché oggi non vivete più in un'isola oppure in un ambiente ristretto. I contatti vostri sono di carattere mondiale, con diverse culture, diverse lingue, razze, nella scuola, nel lavoro. Quindi ecco che la Chiesa vuole mettere tutti dentro e vogliamo che voi stessi, cari giovani, diventiate apostoli. Vi formiamo, cerchiamo di stare insieme dentro la Chiesa, ma poi dovete lanciarvi verso la missionarietà.
Eminenza, chi è giovane oggi vive la propria condizione in modo diverso dalla generazione dei propri genitori e dei propri educatori. Io sono mamma di 3 adolescenti e le posso testimoniare che è una bella sfida crescerli oggi. Come fai sbagli? Cosa deve fare un genitore oggi? Come deve essere? Il genitore deve essere una guida. Ho sentito tanti giovani, proprio anche adolescenti, che nella ricerca, nella conoscenza che noi vogliamo avere della realtà, hanno risposto: noi non vogliamo un genitore amico e basta, noi vogliamo un genitore guida. È molto interessante questo, è anche quindi una sfida per i genitori. I genitori che forse dinanzi alle difficoltà che ci sono, di poter parlare loro e essere, avere un linguaggio loro, ecco, si mostrano più amici che non delle guide, dei veri papà e delle mamme nella famiglia. Questa è una sfida per voi, cari genitori. Per ringraziarla, un augurio finale ai giovani e alla Chiesa tutta. Io vorrei dirvi, cari giovani, che è il momento vostro, voi siete protagonisti non solo del futuro ma anche del presente. Vedete anche nel mondo che ci sono dei segni, anche dal punto di vista politico, eccetera. Vediamo che i giovani emergono e la gente è stanca della stessa, diciamo, dello stesso modo di fare. Si vuole un po' non rompere con il passato, ma almeno accelerare e vedere quello che possiamo fare di nuovo. Il Papa addirittura ha detto una volta ai giovani che erano a Rio de Janeiro: guardate, cari giovani, andate controcorrente nella vostra vita e poi siate rivoluzionari nel senso più bello della parola, cioè di vedere di cambiare la società senza violenza ma con l'amore. Sì al Signore. Testimonianze di vita sacerdotale. Tau
editrice. Chi è il sacerdote? La vocazione, la risposta, la santità sacerdotale è il nuovo libro di Don Francesco Cristofaro. In tutte le librerie, oppure telefonando al seguente numero 075 898 0422 con la prefazione di Beatrice Fazzi. Il mio sì al Signore, 8 testimonianze di sacerdoti che mettono in risalto la bellezza di essere ministri del Vangelo nelle fatiche della quotidianità. In tutte le librerie, oppure telefonando al seguente numero 075 898 0422. Tau Editrice. Dottor Gratteri, da sempre lei è impegnato a combattere a favore di alcuni temi importantissimi, tra questi anche quello di garantire o costruire una società che protegga i giovani da alcuni pericoli. Quanto è difficile, quanto è dura questa lotta? Ma è molto difficile perché ci sono, forse anche ovviamente involontariamente, delle forze contrarie, nel senso che i giovani sono quelli che hanno meno soldi, ma sono i maggiori consumatori, quindi sono molto, c'è una grande attenzione sui mass media, sulle multinazionali, chi produce oggetti di lusso firmati hanno l'interesse all'interno di trasmissioni, contenitori, di infilare pubblicità dei loro prodotti e quindi i giovani spesso sono oggetto, strumento di queste, del consumo, del consumismo e quindi poi si costruiscono, si confezionano trasmissioni televisive dove se tu non sei firmato, non hai quel paio di scarpe, non hai quel telefonino, non hai quella maglietta firmata, sei diverso, sei out e quindi non accettato dal gruppo, non accettato dal branco e allora ti portano quelle società, la società consumistica, l'abbassamento dell'etica e della morale ti porta a valutare in base a ciò che hai, non in base a ciò che sei. E quindi è molto difficile, però noi non dobbiamo mollare per questo, dobbiamo continuare, oltre a fare il nostro lavoro, ad esempio il mio, quello di magistrato, anche nel tempo libero, durante le ferie, di pomeriggio andare nelle scuole a parlare ai ragazzi, a spiegare soprattutto la non convenienza a delinquere, quindi un approccio materiale, non morale o etico, bisogna avere con i ragazzi, perché altrimenti non ti ascoltano. Quindi prima crei un approccio sul piano della convenienza, poi gli spieghi per quale motivo non è conveniente delinquere, poi puoi parlare di morale o di etica, altrimenti dopo 5 minuti non ti ascoltano. E dopo questo devi incominciare ad esempio a parlare di droga. Devi incominciare. In questo momento c'è di nuovo una forza, un ritorno, oserei dire anche violento, sui media, in Parlamento, per la legalizzazione della marijuana e dell'hashish, come se fosse la mamma di tutti i problemi che c'è in Italia. C'è una corsa che è più un fatto ideologico che non un fatto di vero, di sostanza. Cioè, la cosa che tra l'altro mi irrita è vedere questo fanatismo ideologico. Addirittura io ho sentito dei fautori, dei promotori di questa legge dire che le droghe non creano dipendenza ed eravamo in un liceo e vedevo questi ragazzi tutti contenti che si erano rianimati perché aveva detto un senatore aveva detto che la droga non crea dipendenza. Allora dico ai dirigenti scolastici: attenzione a chi fate entrare nelle scuole. Procuratore, e quindi quali speranze la nostra società può offrire ai giovani d'oggi? Ma intanto ai giovani dire esattamente le cose come stanno, e non raccontare bugie, non addolcire la pillola, eccetera, perché c'è una fetta della società che ci segue, c'è una fetta di giovani, la società non è persa, siamo in difficoltà, il mondo occidentale è in difficoltà, perché c'è un abbattimento culturale delle radici, della storia. Oggi c'è più ignoranza, oggi c'è meno cultura, c'è più informazione, ma meno cultura e meno conoscenza, che la cosa è diversa. E allora dico che dobbiamo andare avanti, dobbiamo continuare. Io vado sempre più nelle scuole, nei centri per tossicodipendenti. Perché vado? Perché mi accorgo, io incontro ora oggi persone che sono magistrati, capitani, colonnelli, che sono questori, che sono direttori delle carceri, che hanno scelto di fare questo mestiere
perché mi hanno sentito 20 anni fa nel loro liceo parlare, quindi hanno fatto le scelte di campo. Allora per me è importante questo e invito tutti i miei colleghi ad andare a parlare. Ovviamente tu puoi parlare se hai qualcosa da raccontare, ovviamente tu puoi parlare se hai una storia, perché c'è l'altro problema dei bluff mediatici, c'è il problema di gente che si fa vedere 2 o 3 anni appresso a un magistrato antimafia, si fa il pedigree di antimafia, crea una fondazione e poi comincia ad andare in giro a chiedere soldi, a cogliere contributi per andare a fare manifestazioni, eccetera eccetera. Martina e Filippo sono venuti qui presso il Pala Giovino di Catanzara a raccontarci un po' la loro visione del movimento apostolico. Allora inizierei proprio da Martina. Come vivi e qual è il carisma del movimento apostolico nella tua parrocchia? Allora, diciamo che non è sempre facile portare agli altri il carisma del movimento, soprattutto nella parrocchia, perché molte volte ci sono delle situazioni difficili. Quindi io cerco più che altro di prendere parte a più attività possibile all'interno della parrocchia, in modo da portare agli altri come io vivo il movimento, che è la gioia che porta a me, in modo da riuscire a diffonderla anche agli altri, e appunto per far sì che ci siano sempre più persone innamorate di Dio, del movimento, come lo sono io. Filippo, invece a te vorremmo chiedere un messaggio per i giovani che ci stanno guardando in questo momento. Beh, per i giovani un messaggio potrebbe essere che, visto che spesso siamo abbastanza allo sbando, non sappiamo mai cosa cercare, cosa vogliamo, il movimento può rispondere a questo, perché ci dà magari uno scopo nella vita, o comunque ci indirizza verso un percorso che è votato alla gioia, alla felicità, alla condivisione e alla verità soprattutto, e all'amore che condividiamo tra di noi verso Dio, verso Gesù e verso tutte le altre persone facenti parte del movimento. Grazie mille e ritorno la linea a Don Francesco. Signor Bertolone, un momento di festa, quella di oggi, in occasione del 9° convegno internazionale del Movimento Apostolico, una chiesa che ha deciso di ripartire con entusiasmo dai giovani. Come riuscire ad essere una chiesa giovane per i giovani? Il prossimo sinodo dei vescovi, il Papa lo ha detto, per ascoltare i giovani, per vedere il loro senso di ricerca, per offrire loro la verità che è Cristo. Ma dopo aver ascoltato i loro dubbi, i loro desideri, le loro esigenze, i loro programmi, la Chiesa, in questo mondo che cambia, in questo cambiamento d'epoca, si è accorta che gli adulti non dialogano con i giovani. Allora lo fa lei, si fa madre lei, per dire a tutte le famiglie del mondo: fate come faccio io, dialoghiamo, ascoltiamo i nostri figli, dobbiamo stare più vicini a loro, dobbiamo lasciare una fiaccola piena di valori, piena di significato. Ecco, quello di oggi è una bellissima iniziativa del Movimento Apostolico, come direi un passo, un'occasione che si offre alla diocesi di Catanzaro Squillace, con la presenza di colui il quale sta raccogliendo tutti i desiderata che pervengono da tutte le parti del mondo nel cuore della Chiesa, che è il sinodo che deve preparare uno strumento di lavoro che sarà poi oggetto di discussione da parte dei vescovi e anche di un certo numero di ragazzi. Qual è l'augurio che vuole rivolgere ai nostri telespettatori e alla Chiesa tutta? Dal momento che parliamo di giovani, l'augurio lo vorrei fare in maniera particolare ai giovani, sia a coloro i quali si sentono giovani nell'animo, anche se hanno 70 anni come me, sia a coloro i quali sono giovani realmente, di essere autentici, di sforzarsi di essere sempre autentici, di avere la passione del bene e soprattutto di innamorarsi di Cristo. Noi siamo lo stupore di Dio e vorrei che questo stupore che Dio ha per noi, tant'è vero che ci ha mandato il Figlio, lo diventassimo noi per tutti gli altri. Siamo qui con un'altra giovane aderente del Movimento Apostolico. Secondo te cosa vuole Gesù dai giovani? Gesù non vuole nulla dai giovani credenti, che non voglia dai vecchi credenti o credenti vecchi. Gesù vuole che noi viviamo la sua parola con la giovinezza di un cuore giovane.
vuole che crediamo in Lui con uno spirito puro e semplice, vuole che lo amiamo davvero innamorati, vuole che manifestiamo il nostro amore per Lui nel cambiamento della nostra vita, vuole che mostriamo al mondo intero che con il suo amore una vita può cambiare, realmente cambia. Vuole che amiamo la Madre Sua e la custodiamo nel nostro cuore. Vuole che la nostra vita non sia un capolavoro, ma uno strumento per la salvezza del mondo. E per questo vuole che la nostra voce sia la Sua voce, che la nostra bocca sia la Sua bocca, che il nostro cuore sia la Sua dimora, dalla quale poter parlare ad ogni uomo.